Veneto nel Bellunese per preparare i sindaci all'assemblea insomma, di fine settembre, inizio ottobre, ma anche per discutere i problemi della montagna di una provincia molto particolare, le sue caratteristiche e che adesso insomma, oltre alle difficoltà dei comuni deve mettere in conto l'associazionismo, la difficoltà anche di reggere con regioni a statuto speciale e confinanti. Sì, questo è un problema diciamo storico e che continuiamo ad avere nel Bellunese, cioè il fatto di essere incuneati sostanzialmente fra il territorio della provincia autonoma di Bolzano, quello di Trento, la regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e l'Austria, e quindi siamo sostanzialmente l'unico territorio incuneato di montagna, incuneato diciamo fra territori che hanno le particolari forme di autonomia e risorse aggiuntive e che qui ovviamente non ci sono. Dobbiamo fare i conti con questo, con un territorio che ha una delle più basse densità italiane, ovviamente una vastità enorme del territorio, una conformazione orogeografica particolarissima, un indice di invecchiamento fra i più elevati diciamo d'Italia e quindi con problematiche aggiuntive molto, molto forti. Credo però che siamo passati da una fase in cui c'era un po' la tendenza forse a una rivendicazione quasi pregiudiziale di alcune situazioni, a invece ad aver maturato delle posizioni molto più, credo, calate diciamo sulle problematiche reali del territorio, per cui oggi non c'è una rivendicazione fine a se stessa, ma c'è ovviamente diciamo il sostegno a posizioni precise, specifiche su singole questioni su cui abbiamo bisogno di avere un riconoscimento di specificità. Su questo c'è una possibilità di avere l'attuazione dell'articolo 15 lo statuto regionale, che prevede la possibilità diciamo di alcune forme di autonomia e aggiungo ovviamente di risorse collegate a questo, che potrebbero essere effettivamente una soluzione diciamo ad alcune delle problematiche della montagna. Speriamo molto che questo sia il momento in cui si può andare verso una svolta. E queste rivendicazioni, queste richieste, come pensate di attuarle attraverso l'ANCI Veneto? Ma io credo che l'ANCI debba essere un po' uno dei nostri alleati nel modo di rapportarci con le istituzioni. Uno dei problemi di territori come quello del Bellunese è la frammentazione, cioè il fatto che abbiamo tantissimi comuni di piccolissime dimensioni, lo stesso capoluogo è ovviamente un capoluogo di dimensioni assolutamente contenute e quindi diciamo, ha una capacità inferiore rispetto ad altri territori anche nella possibilità di rapportarsi con le istituzioni diciamo, di livello superiore, con la regione del Veneto, con il governo, con il livello romano. Abbiamo necessità quindi di avere l'ANCI, quindi di avere un soggetto che in qualche modo diciamo, ci rappresenti come alleato istituzionale nell'interlocuzione con gli altri livelli di governo. Io credo che questo sia una strada corretta perché penso che il riconoscimento di situazioni differenti fatto dall'ANCI sia esattamente per seguire quella che è la missione diciamo, dell'ANCI, quindi il fatto di essere a supporto e a sostegno di tutti i comuni e quindi anche della loro diversità e non solo delle loro diciamo, posizioni uguali. Perfetto, grazie mille.